allora ritorniamo a quello che è la nostra abitudine, torniamo alle parole, torniamo alle interviste. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi un avvocato, un grande avvocato penalista, che è Carla Garofalo. Buongiorno Carla, benvenuta. Buongiorno, grazie per il grande. Grande. No, ma già bastano pochi minuti per conoscere una persona e rendersi conto di quello che riesce a trasmettere, quindi l'ho detto con sincerità. Grazie. Allora, Carla Garofalo, l'avvocato Carla Garofalo, insieme all'artista Manfredi Beninati, che poi è anche tuo figlio, sì, e insieme alla giornalista Tiziana Loporto, qualche anno fa ha avuto l'idea di creare un'associazione, l'associazione proprio intitolata Flavio Beninati, che era tuo figlio. Sì, esattamente. E purtroppo l'idea è diventata una bellissima cosa, però è nata da un evento tragico, drammatico, che ha sconvolto le nostre vite, la mia e quella di Manfredi e di tutti quanti volevano bene a Flavio, perché purtroppo Flavio è morto per un incidente ed è, la sua morte è avvenuta dopo un mese di coma. Durante questo periodo di coma, allo strazio di tutta la situazione, si è unito allo strazio di esserci stato impedito per tutto il mese qualunque contatto con Flavio. Cioè lui era lì in coma e voi non potevate avvicinarvi a lui? Assolutamente mai, per tutto il mese, neanche nel momento in cui si è capito che no, Flavio non ce l'avrebbe fatta, e difatti ce l'hanno comunicato dopo qualche giorno e poi è finito, e neanche in quel momento, nonostante che io supplicassi il personale sanitario di farmi quantomeno tenere la mano di mio figlio, di sentire il suo respiro, questo mi è stato impedito. Questo naturalmente ha sconvolto talmente tanto le nostre vite che ci ha portato poi a questa scelta di trasformare questo nostro straziante dolore in qualcosa di positivo che ricordasse la vita di Flavio, che ricordasse Flavio, che gli permettesse di continuare a vivere attraverso questa associazione. Non a caso l'associazione è stata resa nota al pubblico proprio l'anno scorso, il 14 maggio, questa data che ricorda appunto questo evento. Sì, sì, il 14 maggio è la data della sua morte ed è, ogni anno ci sarà l'inaugurazione di una parte dei nostri progetti. Abbiamo fatto questa scelta anche se quel giorno è particolarmente emozionalmente sconvolgente, però presentiamo un progetto nuovo ogni anno per questa data, perché la presenza di tantissima gente che viene alle nostre inaugurazioni ci dà la forza di trasformare questo giorno così drammatico in un giorno bello. Fra pochissimo l'avvocato Carla Garofalo ci parlerà appunto degli eventi che sono già stati realizzati attraverso l'associazione Flavio Beninati e di quanto si sta realizzando in questi giorni e quindi gli appuntamenti imminenti. Quest'oggi all'interno di Ingresso Libero abbiamo ospite l'avvocato Carla Garofalo, avvocato penalista, sottolineiamo perché c'è un po' di differenza. Moltissima differenza, sì. La differenza è in tutto, perché nell'approccio col cliente, col magistrato e soprattutto col modo di fare l'avvocato, quindi secondo me sono due mondi abbastanza distanti l'uno dall'altro, non dico inconciliabili perché c'è qualcuno che riesce a seguire entrambe le branche, però secondo me sono proprio due ottiche completamente diverse. È un mestiere un po' più difficile per una donna, quello del penalista? Per una donna è più difficile tutto. Okay. Sì, quello del penalista sicuramente, anche perché c'è il contatto con questi famosi delinquenti, chiamati così, che spesso sono molto meno delinquenti delle persone comuni. E quindi lasciamo stare, non entriamo in questi meandri. Un'altra parola, no, pensiamo in questo momento soltanto all'associazione intitolata a tuo figlio. Voglio capire un po' meglio come funziona, cioè qual è lo scopo, perché abbiamo capito cosa c'è stato prima, il tragico evento appunto che ha portato alla scelta di creare questa associazione, però questa storia che ci hai raccontato del mese di coma parte un po' da lì anche. Sì, parte soprattutto da lì, perché abbiamo ritenuto di analizzare, di studiare, di fare delle ricerche proprio sulle tematiche attinenti alla bioetica. Quindi gli scopi statutari dell'associazione sono prevalentemente due. La bioetica, che comprende una infinita gamma di campi, perché è l'etica della vita, quindi comprende la medicina, la scienza,
scienza, la teologia, la filosofia, filosofia morale, metafisica, fisica e tante altre derivazioni. Praticamente diciamo. Tutto della vita. Praticamente tutto, sì. E l'altra parte che poi converge nell'archivio Flavio Beninati, che invece si occupa di biografie di italiani e soprattutto di italiani, e se ne occupa prevalentemente mio figlio Manfredi, di italiani soprattutto la cui genialità non è stata valutata sufficientemente, quindi lui va a fare delle ricerche, va a tirare fuori dei personaggi incredibilmente belli, incredibilmente profondi, di cui magari si sa poco. Ci racconti qualcosa di più degli eventi che sono già stati realizzati grazie all'associazione? Eh sì, gli eventi sono tantissimi, quelli che abbiamo fatto fino ad ora, sostanzialmente sono convegni, sono, insomma, noi abbiamo l'obiettivo della divulgazione, della ricerca e della divulgazione su entrambe le tematiche di cui ti parlavo prima. Gli eventi abbiamo fatti tantissimi, tutti gratuiti, perché noi siamo del tutto autofinanziati, sganciati da qualunque pressione eventuale di qualunque genere. Abbiamo dedicato un palazzo di tre piani di un palazzo tutti a questa associazione, abbiamo moltissimi spazi nei quali si possono appunto variegare gli eventi di volta in volta e prevalentemente facciamo presentazioni di libri, facciamo congressi, facciamo convegni, facciamo anche dei convegni scientifici con gli accreditamenti gratuiti sempre dell'università, dei vari consigli degli ordini, eccetera. Abbiamo presentato tanti libri che facciamo un evento mensile che è una raccolta dei libri che è il primo venerdì di ogni mese, dove i cittadini vengono a portarci i palermitani vengono a portarci dei loro libri che dismettono dalle loro biblioteche e che poi vengono a convergere nella nostra biblioteca, di cui magari parliamo un attimino con più attenzione più avanti. Esatto, questa era una parolina magica, quella della biblioteca, perché appunto questa è la grande apertura che ha segnato il 14 maggio di quest'anno. Ne parleremo fra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento di dare spazio alle notizie. Ogni tanto dobbiamo fermarci per quelli che sono i tempi della radio, quindi fra un po' parleremo di questa biblioteca dell'associazione Flavio Beninati, ma prima spazio per il notiziario flash e poi ancora un altro disco novità. Radio Oggi vogliamo cambiare argomento perché sì, conosciamo noi bene, ovviamente essendo una radio, il mondo della musica. Anche questo è un mondo in cui, come in alcuni sport, girano tanti soldi e quindi a volte non si pensa alle cose più concrete. Oggi, per fortuna, grazie all'avvocato Garofalo che è qui con noi, stiamo parlando di un argomento che ha ben altro spessore. Tra l'altro, poco fa abbiamo accennato a quello che è stato inaugurato di nuovo quest'anno per quanto riguarda l'associazione, ovvero la biblioteca. Sì, sì, quest'anno abbiamo inaugurato la biblioteca perché, come dicevo prima, tra tutti gli eventi che abbiamo fatti ne abbiamo dedicati 10 di questi eventi passati alla raccolta dei libri. E, tra l'altro, trovando una grande risposta nel pubblico palermitano, quindi non è vero che la gente non legge o perlomeno che non abbia letto in passato, perché molti hanno portato moltissimi libri. Adesso, quindi la biblioteca è realizzata con libri che sono stati forniti dai palermitani? Dunque, il nucleo fondamentale, il nucleo principale, circa 8.000 volumi sono stati apportati direttamente da me e da mio figlio Manfredi, quindi parte delle nostre biblioteche personali. Anche la mia biblioteca giuridica adesso è stata annessa a questa biblioteca, quindi è fruibile da tutti coloro che si tessano, che si avvicinano alla biblioteca. Però noi abbiamo donato inizialmente molti dei nostri volumi a questo, poi abbiamo avuto questa idea di fare la raccolta di volumi dalla gente che appunto ce li portasse, e il primo venerdì di ogni mese facciamo questa raccolta. Spesso sono delle intere biblioteche, per cui mandiamo noi a ritirare, perché non vogliamo dare questo ulteriore peso di portare, peso anche in senso fisico, di portare questi volumi. Di quanti volumi stiamo adesso parlando? Adesso siamo arrivati a quasi 15.000 volumi. Ma la cosa interessante è che noi ci siamo agganciati al polo del comune, e quindi siamo una biblioteca pubblica a tutti gli effetti, insomma siamo riconosciuti e stiamo facendo dei corsi per immagazzinare tutti i dati su SBN, che è il sito nazionale ed internazionale delle biblioteche, per cui saremo consultabili online anche dagli Stati Uniti o dalla Cina o dal Giappone o dalla Russia magari, chi lo sa.
Quindi le tematiche sono vaste. Allora, le tematiche originariamente nascevano, erano proprio inerenti ai nostri fini statutari e quindi ai nostri due nuclei fondamentali di cui ho parlato prima, quindi la bioetica e le biografie e i saggi sugli italiani. Naturalmente, avendo anche aperto al pubblico l'acquisizione dei volumi, abbiamo cominciato ad accogliere anche altre tematiche, per cui adesso abbiamo una gamma enorme di tematiche, appunto, oltre alla bioetica, la filosofia, la teologia, la medicina, le scienze, la giurisprudenza, come dicevo, perché abbiamo messo moltissimi volumi anche nella mia biblioteca, criminologia, economia, storia, geografia, letteratura, narrativa, arte, teatro, libri per bambini, fumetti, illustrazioni, sport, designer, architettura, chi più ne ha più ne metta. Cioè, passare dalla criminologia ai libri per bambini c'è una bella differenza. Sì, però abbiamo una grande tutti. Sezione per i fumetti, ma sai, lo spazio è molto grande perché noi abbiamo dedicato due interi piani dei nostri tre alla biblioteca. Due piani significa quattro appartamenti, perché sono i piani entrambi, certo, da tutte e due. E quindi lo spazio è abbastanza grande e fino ad ora riusciamo a contenerli. Fra pochissimo vi diremo come accedere alla biblioteca, dove si trova, gli orari e tutto il resto, ma prima sentiamo Elton John con Coco Drydle Rock. Siamo con l'avvocato Carla Garofalo, stiamo parlando dell'associazione intitolata Flavio Beninati. Vi abbiamo raccontato di questa grandissima biblioteca con più di 13-14 mila volumi, appena inaugurata tra l'altro, e però non vi abbiamo detto dove si trova la biblioteca, quando è possibile visitarla e tutto, quindi diamo le indicazioni ai nostri ascoltatori. Immediatamente. Allora, la biblioteca si trova nella sede di tutta l'associazione e quindi in via Quintino Sella numero 35, è un palazzo riconoscibilissimo perché è bellissimo, è bianco, tutto bianco e pieno di piante. Gli orari di apertura al pubblico sono il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 19.30. Abbiamo scelto un orario con prevalenza pomeridiana perché ci è stato chiesto dai visitatori che già sono venuti, quasi tutti studenti. Tra l'altro, per chi lavora tutto il giorno c'è anche la pausa pranzo compresa, esatto, è molto importante. No, anche perché noi abbiamo una piccola caffetteria all'interno della biblioteca dove possiamo servire delle bevande fredde o delle bevande calde o del caffè o qualche tramezzino, insomma, naturalmente ai tesserati, a coloro che fruiscono della biblioteca. Il mercoledì, il venerdì e il venerdì invece è dalle 10.30 alle 13.30 soltanto la mattina, e il venerdì è dalle 12.30 alle 18.30. Questo per i tesserati, il tesseramento è bassissimo perché è 10 euro annui al di sotto dei 25 anni e 20 euro annui al di sopra dei 25. Per coloro che invece sostengono l'associazione, il tesseramento è di 80 euro annui sotto i 25 e di 100 euro annui sopra i 25. Naturalmente possono partecipare a tutte le attività dell'associazione coloro che sostengono l'associazione, a tutti gli eventi, e per quelli che saranno a pagamento usufruiranno di un grosso sconto. Per coloro che saranno sostenitori dell'associazione, gli orari della biblioteca si dilatano, in quanto ci saranno degli spazi in più, tipo il venerdì fino alle 21 e la domenica dalle 11 alle 14 un'apertura in più, in quanto saranno previsti dei concerti della musica da camera e un aperitivo il venerdì, e quindi ci sarà uno spazio in più per coloro che appunto vorranno restare con noi. Per chi non aveva carta e penna in questo momento, c'è un sito, un riferimento per poter trovare certamente tutte queste informazioni? Tutte le informazioni che riguardano l'associazione sono su www.flaviobeninati.net. All'interno c'è il sito dell'archivio, che è www.archiviobeninati.com. E comunque all'interno del sito troveranno anche un blog che si chiama La Lettera F, dove vengono prevalentemente trattati argomenti sia scientifici che di cronaca sulla bioetica e su tutto ciò che concerne la salute e l'etica della vita. Quindi già online c'è del materiale che si può moltissimo consultare. Moltissimo materiale, sì. Fra pochissimo parleremo degli eventi che si stanno svolgendo adesso e che si svolgeranno fra pochissimo, diciamo in queste prossime settimane, ma adesso è arrivato il momento di una breve pausa. Prima di salutarci, la presidente dell'associazione Flavio Beninati ci dice quali sono gli eventi in programma attualmente.
è in programmazione. Contemporaneamente all'apertura della biblioteca è stata aperta una rassegna di video d'artista a cura di Federico Lupo ed una mostra del design architetto Gandolfo Gabriele David, che è stata curata da Gianni Pedone ed Andrea Cantos, che naturalmente sono entrambe tuttora fruibili e tuttora in corso. Questa ultima, questa del designer, fino al 14 del mese prossimo, 14 giugno. Importantissimo, il prossimo evento, che sarà giovedì 22 maggio, è una conferenza sul tema di Bulgari, storia di uno stile prezioso, tenuta dalla professoressa Amanda Triossi, storica del gioiello, importantissima, nota a livello internazionale, che ci parlerà del genio creativo di Sotirio Bulgari, il capostipite dell'illustre famiglia di gioiellieri. Successivamente, in data il 24, come vedete sono uno dietro l'altro, non c'è neanche il tempo si svolgono tutti lì in via Quintino Sella, tutti da noi nei vari piani, nelle varie sale. E nel 24 invece c'è la proiezione di una conferenza o di un film, che è La scienza del panico di Patrizia Monzani, che è un documentario che ha raccolto una versione sconvolgente circa la natura del virus dell'AIDS, che a quanto pare, secondo lei, non esisterebbe. Il 29 maggio c'è la presentazione del libro Conoscere la Sicilia, una piccola antologia di storia, arte e cultura di Saria Favarò, ed è la prima presentazione che si fa a Palermo, in Sicilia, perché è stato presentato soltanto al Salone del Libro a Torino fino ad ora, quindi siamo onorati di avere questa primissima. Molto importante l'evento di venerdì 30 maggio, Teatro Ottai, il Teatro Ottai è il ciclo, ed è si inaugura con una mostra su Sergio Tofano, signor Buonaventura, tanto per capirci. Si tratta di una prima di un ciclo di mostre intitolato appunto al Teatro Ottai, dedicate ai protagonisti del teatro italiano della prima metà del Novecento, a cura di Antonella Ottai, che è una docente dell'Università alla Sapienza dell'Università della Sapienza di Roma. Ultimo evento di maggio, lo devo assolutamente dire, 30 maggio e domenica 1 giugno, è uno stage di non scrittura tenuto da Alberto Samonà, Scrivere con il corpo. Grazie a Carla Garofalo per averci portato questa testimonianza dell'associazione Flavio Beninati. Vi ricordiamo ancora www.flaviobeninati.net per trovare tutte le informazioni di cui vi abbiamo parlato nel corso di quest'ora. Un saluto da Eliana Chiavetta, vi lascio all'Action Club di Vincenzo Canzone. Ciao!